Buonasera a tutti, ci troviamo nella Sala Puglia dell'Hotel Presidente di Lecce per gli alti riconoscimenti Arte e Cultura Artemisia Gentileschi 2019 e siamo qui in compagnia di padre Enzo Caiffa. Sì. Vuole dirci le impressioni per la serata di oggi? Ogni qualvolta si svolge un'attività del genere è sempre un momento di grande riflessione sugli argomenti che si trattano, ma anche un senso di gratitudine per questo evento, no? È sempre un elemento positivo nella nostra vita. Bene, allora ti diamo il nostro benvenuto, poi ci vediamo sul palco per approfondire meglio qualche concetto sulla solidarietà, sull'impegno sociale soprattutto e anche sull'arte, perché no? Grazie. A più tardi. Padre Enzo Caiffa. Il significato delle opere di arte sacra di questo grande frate e pittore lo possiamo ritrovare nelle parole che pronunciò Giovanni Paolo II all'indirizzo degli artisti contemporanei alla vigilia del Giubileo del 2000. A quanti con appassionata dedizione cercarono nuove epifanie della bellezza per farne dono al mondo nella creazione artistica. Padre, qualche commento sulla tua stessa arte? Io ho detto che è un lirismo ironico. Io non darei commenti alla mia arte. Io, come ho scritto anche a Roberto in un messaggio, io sono stato sempre attratto dal bello, dalla bellezza, per cui quella bellezza che dalla quale venivo attratto ho cercato di esprimerla nei colori. Nulla di straordinario. L'ho detto anche altre volte, io non ho studiato, per cui non mi sento come dire, molto competente in queste cose. Lo faccio perché lo sento di fare e mi piace farlo, perché veramente esprime la bellezza dell'arte. Perfetto, allora complimenti, consegniamo il premio. Diciamo un attimo, abbiamo fatto un'intervista 3 anni fa che ha un record di contatti su YouTube. L'abbiamo fatta con padre Caiffa presso il santuario. Grazie. Noi auguriamo a padre Enzo Caiffa che possa essere il nuovo beato angelico. No, troppo, va bene. È un augurio.